السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allora partiamo da Allah, Signore dei mondi. Faccio menzione del nostro Signore, sul nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su tutti i profeti e su tutti coloro che seguono la sunnah tradizionale del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oggi l'imam ha parlato per l'indurimento del cuore. È una malattia che soffrono tanti, tanti musulmani che non sono veri credenti, praticanti. Perciò valeva la pena di trattare questo tema. Tra le segni di induramento del cuore ci sono affidarsi al mondo e buttarsi dietro i suoi desideri. Due, essere pigri riguardo all'obbedienza ad Allah e alle buone azioni. 3. Non essere influenzato dal Corano e dai suoi sermoni che si trattengono nelle case di Allah, cioè nelle moschee. Tra le cause dell'indurimento del cuore, primo, seguire i propri desideri. Come Dio onnipotente dice nel Corano, Surat al-Baqarah, versetto 74, dopo di ciò i vostri cuori si sono induriti ancora una volta, ed essi sono come pietre o ancora più duri delle pietre, perché vi sono infatti pietre da cui scaturiscono i ruscelli, pietre che si spaccano perché l'acqua fuoriesca da loro per bere gli esseri umani, i uccelli, gli animali, tutte le creature, e altre pietre che franano per il timore di Dio, e Dio non è incurante di quello che fate. Voi sapete la storia del popolo di Mosè, quando loro hanno adorato il vitello. Quando Mosè, con l'ordine di Allah subhanahu wa ta'ala, gli ha consigliato di scegliere un vitello, una mucca, no? Per sgozzare, e con una parte della mucca sgozzata toccare l'assassino, e Allah subhanahu wa ta'ala ha risuscitato il morto e ha detto: questo è l'assassino. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala, dopo di questo miracolo che ha portato, i due cuori sono allontanati ancora, induiti ancora da Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò ha fatto scendere questa versione di Corano. Abbiamo detto seguire i propri desideri, come Allah subhanahu wa ta'ala dice nel Surat al-Qasas: e se non ti rispondono, non ti seguono, sappi allora che seguono loro solo le loro passioni, niente di più. Come l'imam ogni khutbah sempre trattiene sermoni, la khutbah, i consigli, i detti di Allah, i versetti di Allah, i detti del profeta, i detti dei sapienti, però la partecipazione non è granché, perché noi siamo qua a Rovereto, una comunità grandissima dei musulmani, ma la partecipazione per le preghiere è questo che noi vediamo, che Allah gli dà inshallah a tutti. Chi è più sfiato di chi segue la sua passione senza guida alcuna da parte di Dio? In verità, Dio non guida gli ingiusti. Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere il Corano per tutti. Chi accetta che il Corano è il libro di Allah subhanahu wa ta'ala, lo legge, lo studia, medita e lo applica, lo mette in alto, questo è il vero credente. Allah lo rafforza, gli fa accrescere la fede nei loro cuori.
perché loro lo leggono con il loro desiderio, allora Allah li fa accrescere la fede e li fa crescere anche la ricchezza, i beni. Tra le forme dei seguenti desideri ci sono nominare i gruppi, stare nei gruppi dei caffè, eccetera, e parlare male per gli altri, lui così, lei così e così via. Due, l'amore del basso mondo. Tutti noi abbiamo amore, amiamo questo basso mondo, ma prima di tutto dobbiamo amare al di là, per pensare che in questo basso mondo siamo di viaggiare come un viaggiatore, che quando si prepara per viaggiare, prepara la sua valigia con le sue cose che gli servono. E la nostra preparazione valigia è l'Imam, l'Islam, l'Ihsan, il Corano, le preghiere, il digiuno, dhikr e così via. Tre, indifferenza. Tra le forme di indifferenza di ciò che le persone trascurano c'è trascurare il culto, trascurare le moschee, i ricordi, il Corano e persino trascurare e dimenticare la morte. Ma la morte ci segue come ci segue il sostentamento. E noi dimentichiamo la morte, però la morte è più vicina di noi che noi così. Ci ha insegnato il professore, è più vicino alla morte che il lancio delle scarpe. Così è. Perciò il 4 è apatia, cioè indolenza e pigrizia. E tra le segni di queste malattie ci sono l'astensione dalla bontà, la moschea, la preghiera in gruppo e gli incontri di conoscenza. Tra le più importanti cause di apatia ci sono stare lontano dall'atmosfera di fede per lungo tempo, come ha detto il professor Sten, che per le Jumu'ah a venerdì, chi non partecipa a tre Jumu'ah in fila nel suo cuore viene una macchia nera, perché lui vive solo con l'amore del nostro mondo, non vive con la preghiera, non vive con Allah subhanahu wa ta'ala, con il suo libro, con il suo sapere, con il suo insegnamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perciò vive sempre con i pensieri del dunya, del basso mondo. A negare la preoccupazione per il mondo e abbandonare lo sforzo per se stessi e ritenerlo responsabile. Per tutti questi fattori sopra menzionati, il cuore si indurisce e diventa come le pietre o addirittura più duro, come abbiamo citato il versetto del Sura Baqara 74, più dure delle pietre. Perciò chiediamo sia nostro non lasciare che i nostri cuori si perdano dopo che li hai guidati. E concedici misericordia da parte tua, in verità tu sei colui che dona. Signore, non caricarci di un peso grave come quello che imponesti a coloro che furono prima di noi. Signore, abbi misericordia di noi, tu sei il nostro patrone, dacci la vittoria sui miscredenti. Cari fratelli, nella seconda scuola ci ha fatto ricordare il corso coranico che è iniziato domenica scorsa, il giorno 10, alle 10, ore 10, e ha fatto ricordare la scuola per imparare la lingua araba che inizierà domani alle 3, poco prima del salto all'Asr. Jazakumullahu khairan. Allahu akbar, Allahu akbar.